Pace e bene, bentornati. Oggi 3 settembre ricordiamo San Gregorio Magno, Papa. Gregorio nasce a Roma intorno al 540 da una famiglia patrizia che gli trasmette alti valori evangelici, offrendogli anche un grande esempio. Dopo gli studi di diritto, Gregorio intraprende la carriera politica e ricopre la carica di prefetto della città di Roma. Attratto dalla vita monastica, decide di ritirarsi, dona i suoi averi ai poveri e fa della casa paterna al Celio un monastero che intitola Sant'Andrea. Qui si dedica alla preghiera, al raccoglimento e allo studio della Sacra Scrittura e dei padri della Chiesa. Papa Pelagio II lo nomina diacono e lo invia a Costantinopoli come nunzio apostolico. Richiamato a Roma, torna al suo monastero e alla morte di Pelagio II, nel 590, viene scelto come suo successore. In quello che risulta essere un periodo storico difficilissimo a causa delle invasioni barbariche, delle epidemie e delle calamità naturali, Gregorio, tra i primi atti del suo pontificato, guida una processione per implorare la fine delle avversità. Furono 7 i cortei che si mossero da diverse aree della città per convergere sulla Basilica di Santa Maria Maggiore. Con questa processione il Papa prendeva possesso dello spazio urbano. Sulla cattedra di Pietro, Gregorio riorganizza l'amministrazione pontificia e si preoccupa della curia romana. Riforma anche le attività ecclesiastiche nelle diverse sedi episcopali, stabilisce che i beni della Chiesa vengano utilizzati per la sua stessa sussistenza e per la sua opera evangelizzatrice nel mondo. Gregorio impiega anche i beni propri e i lasciti alla Chiesa per aiutare i fedeli. Compra e distribuisce grano, soccorre i bisognosi, sostiene sacerdoti, monaci e claustrali in difficoltà, paga riscatti di prigionieri, si adopera per armistizi e tregue. Riforma poi la messa e la rende più semplice. Promuove il canto liturgico che da lui prende il nome di Gregoriano. Fu predicatore attivissimo e le sue opere ebbero ampia diffusione. In esse raccomandava un modello di vita intensamente cristiana come antidoto contro i mali di un mondo che appariva vecchio, instabile, fragile e destinato a una fine non lontana. Combatté le eresie e gli scismi e si preoccupò di inviare missionari per evangelizzare le popolazioni pagane dell'Inghilterra. Muore il 12 marzo del 604 e viene sepolto nella Basilica di San Pietro. Gregorio Magno è stato un papa veramente eccezionale. Si trovò ad essere vescovo di Roma in un momento terribile per la città, alluvioni, peste, carestie. Era veramente un momento molto tragico e ricordiamo che a quei tempi l'imperatore dell'impero romano non era molto forte politicamente. C'erano i Longobardi che minacciavano i confini e rischiavano di venire a fare a Roma una grande carneficina. Lui è stato un grande punto di riferimento per tutto il popolo perché ha saputo conquistare la loro fiducia proprio anche grazie a delle scelte politiche molto molto sagge. Che cosa dobbiamo anche a lui? Una grande riforma della Chiesa proprio anche ad iniziare dal rito della messa che fu molto molto semplificato e reso accessibile ai più semplici che a quei tempi erano ancora un po' esclusi dalla possibilità di partecipare a quella che era la celebrazione eucaristica. E riformò anche il canto liturgico, il canto gregoriano ha proprio il suo nome perché ricorda questo Papa, Gregorio Magno. Poi riformò la maniera in cui la Chiesa gestiva i suoi beni e utilizzò tanto dei beni della Chiesa proprio per fare del bene ai più poveri, riformò la curia, insomma un papa tanto energico che fece tanti tanti cambiamenti. E cambiamento è anche una parola che mi riporta automaticamente anche a Papa Francesco che sta tentando con le sue forze di portare anche dei piccoli ritocchi a quello che è il mondo della Chiesa. E che cosa ci insegna Gregorio Magno? Che bisogna cambiare per essere al passo con quello che lo Spirito ci chiede in questo tempo. Quindi non dobbiamo essere spaventati se un Papa decide a un certo punto che è il momento di fare un passo in una nuova direzione. Questo vuol dire che il pastore della Chiesa ha intuito qualcosa di importante e noi più lo seguiamo velocemente più faremo il bene della Chiesa. Preghiamo quindi per Papa Francesco e per tutti i fedeli affinché sappiano vedere nel Papa la guida che Cristo sta indicando a questa bella famiglia che è la Chiesa. San Gregorio prega per noi.